Poteva essere il terzo 2-0 consecutivo per il Monza e invece Armellino negli ultimi, o meglio l'ultimo secondo di gara, fa il 3-0 e dunque Monza che vince, o meglio stravince per 3-0 in casa allo U-Power Stadium contro la Salernitana. Una Salernitana capolista che si è presentata quest'oggi a Monza tenendo il primo posto in classifica a ben 5 lunghezze dalla squadra di Christian Brocchi e proprio per questo motivo questa partita era davvero un vero e proprio big match dove la Salernitana con una vittoria sarebbe potuta andare a più 8 dalla squadra biancorossa e invece così fortunatamente per noi non è andata. Monza che vince ma soprattutto convince partita dopo partita sempre di più segnando 3 gol, 2 di questi nel primo tempo, grandissima novità dal primo minuto quella di Super Mario Balotelli titolare, ci aspettavamo dopo la notizia della convocazione qualche minuto ma sicuramente non ci aspettavamo un ingresso da titolare in questa partita. Balotelli che invece entra e si presenta subito così al popolo biancorosso al quarto minuto con un gol derivato da una bellissima azione corale da parte del Monza, ma non è solo il primo gol ad essere molto bello, perché anche il 2-0 arrivato allo scadere del primo tempo, gol firmato poi da Antonino Barella, è stato un gol di altissima classe, soprattutto per colui che ha fatto partire quell'azione. Stiamo parlando ovviamente di Kevin Prince-Boateng, che si inventa un tacco meraviglioso a servire Frattesi che scatta sulla fascia destra, apro e chiudo parentesi, Frattesi oggi sicuramente uno se non il migliore in campo tra le fila biancorosse, palla che poi viene messa in mezzo per Antonino Barilla che non sbaglia e segna il suo terzo gol con la maglia del Monza dopo quello segnato in Coppa Italia contro la Triestina a inizio anno e la scorsa partita contro la Cremonese che era andato comunque a segno. Primo tempo per il Monza a dir poco spettacolare, dove non ha sbagliato quasi niente in fase di impostazione e di difesa, purtroppo ha trovato di fronte un grandissimo portiere come Belek. Curiosità, piccola curiosità, entrambi i portieri delle due squadre sono di scuola Inter, stiamo parlando di Gregorio e appunto di Belez, che ha sventato diversi tiri del Monza, uno su tutti quello su Dani Mota Carvaglio, ma anche quello su Davide Frattesi, che come vi ripeto è stata veramente una mina vagante quest'oggi nel centrocampo ma in tutto il campo in questa partita. Un altro giocatore fondamentale a mio avviso quest'oggi è stato Antonino Barilla, un giocatore che sta pian piano trovando la miglior forma e oggi è stato determinante sia in fase di recupero, di sacrificio e anche in fase realizzativa, visto che il 2-0 che ha spezzato, diciamo, le gambe alla Salernitana proprio allo scadere del primo tempo è un gol realizzato proprio dall'ex centrocampista del Parma. E poi che dire, il secondo tempo è stato molto più di gestione, i ritmi sono decisamente calati soprattutto dopo il 70° minuto, visto che si era giocato ad un'intensità elevatissima sia da una parte sia dall'altra, perché è vero, il Monza ha avuto il pallino del gioco, il possesso palla costante per quasi tutta la partita, ma dall'altra parte c'era la Salernitana che comunque ha dovuto difendersi il più possibile cercando qualche volta di attaccare la porta difesa di Gregorio. Un'occasione su tutte, la ricordiamo, quella nel primo tempo sprecata completamente dall'attaccante della Salernitana da solo davanti a Di Gregorio che sigla un'altra rete inviolata per un Monza che ha sempre dimostrato di avere una difesa solidissima, soprattutto nella prima parte di stagione. Poi ci sono state qualche incertezze dovute probabilmente anche all'infortunio di Paletta, alla squalifica di Bellucci, ma oggi con proprio Bellucci e Bettella, che davvero sta esprimendo il meglio di sé in queste partite, e con l'ingresso finalmente di Paletta che ritorna in campo, si è trovata un'altra rete inviolata e Monza che davvero sta tornando prepotentemente tra le migliori difese di questo campionato. Una grossa mano è stata data anche oggi dai due terzini, Donati da una parte e Carlos Augusto dall'altra. Soprattutto Donati nelle ultime partite l'ho visto molto cresciuto, gioca ad un'intensità
molto più alta rispetto all'inizio della stagione, dove secondo me anche la forma non era delle migliori per il terzino ex Lecce, che invece in queste partite sta davvero facendo la differenza. Del resto, ragazzi, c'è davvero poco altro da dire, visto che oggi la prestazione del Monza, come ho ripetuto più volte anche in questo video, è stata perfetta in tutto e per tutto, con davvero pochissime e minime sbavature sia in fase offensiva che in fase difensiva. Fase offensiva che ha trovato un nuovo punto di riferimento, si spera, che è quello ovviamente di Super Mario Balotelli, che deve palesemente ritrovare la piena forma, visto che sotto il punto di vista fisico non è ancora il meglio, e lo si vede anche ad occhio nudo. Fatto sta che, dati alla mano, lui è arrivato al Monza in silenzio, si è allenato, non che dovesse fare altro, ma comunque lo conosciamo, il personaggio di Balotelli. È entrato quest'oggi dal primo minuto in maniera, come ho ripetuto, inaspettata, e ha segnato il gol che ha aperto e ha messo sui binari giusti la partita del Monza. Monza che dunque, per fare il punto della situazione, si porta al terzo posto, a un passo dalla vetta ancora occupata dalla Salernitana, a pari punti con l'Empoli, due squadre molto attrezzate, con cui però abbiamo fatto punti. Con la Salernitana abbiamo vinto oggi, e con l'Empoli a inizio campionato avevamo portato a casa un pareggio dal Castellani. Questo è a dimostrazione del fatto che il Monza può davvero puntare ad altissimi posti. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo, come sempre, vi invito a lasciare un commento qui sotto su che cosa vi è pensato di questa partita, anche se penso quest'oggi nei commenti saremo tutti d'accordo sul fatto che c'è stato un Monza davvero spettacolare. Vi ricordo inoltre di lasciare like, di iscrivervi al canale se siete veri monzesi. Noi ci rivediamo con un prossimo video, vi comincio ad augurare buone feste e buon anno. Sempre Forza Monza, e ci vediamo appunto al prossimo video.